Questo programma è presentato da Villaggio Rasciada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, GenWeb Agency Sasso Marconi, Rocattol Music Sound Studio, Reale Collection. Tutti i bambini fanno buono, dammi la mano, perché mi lasci solo, sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot. Magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce non meno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, una sorpresa. Proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia! Buongiorno, sono Claudia Torzini, sono la mamma di Aurora Grappolini, canterà Spaccacuori di Samuele Bersani. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarmi più, tu cosa vuoi aspettare? Passione e voglio fare un po' di esperienze nuove. La cantante e il carabiniere. Giancarlo, smetti di stare dietro alle tue cose, vieni a tavola. Sì, un attimo, ora arrivo. Senza sorridere, fuori sono guai, ma dentro è malinconia. Siamo Luisella, Lucia, Cecilia. Vi presentiamo Agnese Rizzo, che vi canterà Resisti solo tu, di Bianca Zei. Ma ti rendi conto, amore, che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola, che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare, fine notte profondissima, e sarà che se sto bene è perché facevo danza, solo che poi la mia maestra di danza ha messo il corso di canto. Sono andata e mi ha detto che ero intonata e quindi ho iniziato a fare tanti concorsi. Ho imparato che grazie a Rian di non mollare, che anche se perdi di non offenderti ma di continuare. Tanti auguri a te! Ciao, sono Sara, la mamma di Elena Vicario. Canterà Il cerchio della vita, tratto dal film di animazione Re Leone. Siamo qui!
per fare questa esperienza e per cantare, no? Io canto. Certo. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio. Ho girato un po', ho cercato un po' di concorsi vicino casa e abbiamo beccato questo, ho detto proviamoci, facciamo un'esperienza, ci divertiamo, come va va. Ciao, sono Gabriella, la zia di Corinna Parodi, che canterà Effe domani. Dipinto di blu, felice di stare un po' lassù con te. Grazie a mio nonno che io ho cominciato fin da piccola a cantare e per me questo paesaggio ricorda tantissime cose. Con il maestro Povia, come stare sul palcoscenico ma soprattutto dietro le quinte, imparare meglio anche le emozioni che proviamo durante un'esibizione. Non ho detto quanti tipi di temi esistono nel canto, quanti tipi di emozioni. Sì. Sì, brava, paura, agitazione. Ah, vi posso semplificare la cosa? Esistono solo due tipi di emozioni, cioè l'emozione bella e l'emozione brutta. Per me ci sono due tipi di emozioni, l'emozione brutta e l'emozione bella. L'emozione brutta è quando non sei preparato, quindi tendi ad andare sul palcoscenico teso e se hai troppa tensione, quindi troppa emozione, diciamo fra virgolette brutta, tendi a sbagliare. Mentre invece l'emozione bella è quella che ti fa dire sì, ho paura, perché la paura è un sentimento che proviamo da sempre, però non sbaglio perché sono appunto riposato, concentrato e preparato. Ciao, sono Gianni Tiezzi, il papà di Margherita Tiezzi, canterà Se dal film Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. Rispetto a quello che normalmente siamo abituati a sentire, e questo fa già piacere. E Mario, tu suggerisci te? Io sono impegnata nelle opere d'arte. Anima mia, torna a casa tua. Heidi, ti sorridono i monti. Ciao, sono Gabriella, la mamma di Alice Ghione, che canterà Pasqualino Marajà. Pasqualino cantare perché è una cosa che mi diverte e mi appassiona. La bimba fortunatamente era qua a fare lo stage, quindi è cresciuta, diciamo, musicalmente. Un calcio alla TV, solo io, solo tu, soli, la pelle come un vestito. Sicuramente mi è rimasto impresso il ruba bandiera musicale con Povia. Aspettate. Lo dico io, eh. Due, tre. No! Vai, lo vai! Ok, chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi, eh. No, aspetta, chiudete gli occhi. Allora, quando ti dico vai lì, però tenete gli occhi chiusi. Tenete gli occhi chiusi, eh. Via! Ma è tutto...
Buongiorno a tutti, sono Michele Gangoni, babbo di Viola Gangoni, che canterà La mia storia con te di Alessandra Amoroso. Di una gioia immensa fino a piangere, mentre adesso è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo. Ancora, ancora vorrei vivere intensamente quel sogno insieme. Sono Modesti Alessandra, mamma di Michela Solari. La bimba canterà A cuore a metà di Marina Rey. Mi ascolterà. Ciao, sono Rossana. Marco. Siamo i genitori di Chiara Ramello, canterà Meraviglioso amore mio di Arisa. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura. Giuseppe Cesena, sono un maestro di musica, ho coltivato la musica da quando avevo 7 anni, ho suonato il pianoforte in varie parti del mondo, sono anche un cantautore e per questo adesso voglio stare vicino ai bambini che vogliono intraprendere la mia stessa attività. Ho deciso di accettare il ruolo di selezionatore per Katia perché ci proietta a conoscere tanti bambini che potrebbero essere il futuro della musica italiana. La nostra disabilità, eccola qua, chi non risolve i nostri problemi nel cuore ce l'ha. Ciao, sono Federica, la mamma di Eleonora Sarracino, che canterà una canzone tratta dal film Disney Frozen, All'alba sorgerò. Ho partecipato allo Zecchino d'Oro quest'inverno, si è molto divertita e anche qui è un bellissimo concorso, siamo stati benissimo. La musica mi ha portato a fare dei concorsi perché io voglio far sentire quello che esprimo nel canto. Andiamo, fiorbone, è tardi domattina, non vi alzate a letto, forza! Dai, forza, non dai, vogliamo, forza, domani! Vogliamo andare a letto! Sono Sebastian e presento mia sorella Sheila Palmas che canterà Di sole d'azzurro di Giorgia. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei ciori tuoi più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica di sole d'azzurro. Quando ero piccola mi piaceva molto la musica. Sono qui per fare una nuova esperienza. Ho imparato delle cose che non sapevo prima, per esempio la parola ricopre, che sono le 3 cose fondamentali per la voce. Pangarap nang inang bayang tinatangi. Spiega come il cantante vuole arrivare a compiere il suo sogno. In considerazione non su questo ritornello che hai fatto ultimo, ma proprio l'ultimo ancora, di spingere ancora di più. Sì, sì. Dai,
complimenti, perché sei brava. Ma sempre in fondo al cuore qualcosa che dice non diverrà. La canti bene, poi le dai un'interpretazione a questa canzone che non è l'interpretazione che gli danno tutti. Brava. Sarà dura trovarne 20. Meno male che non sono giudice. Ciao, io sono Chiara. Io Giuliano. E lei è Peggy. Siamo genitori di Alessia Boggi, che canterà La felicità di Simona Molinari. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io dicevo ti amo tu, mi dicevi una bugia. Ciao, sono Manuela. Siamo i genitori di Irene Bonuccelli, che canterà Il cielo non mi basta. Mi prenderò solo un po' di te, un istante di complicità, un deserto di infelicità che passerà e lascerà la polvere e come il vento ci confonderà. Natte da Loano. Allora Cioffena, provincia d'Arezzo. Da Pisa. Da Agliano. Montevarchi. Da Torino. A Camaiore. Da Pistoia. Veniamo da Arezzo. Firenze. Da Lucca. Da Cairo Montenotte. Da Pistoia. Arezzo. Montevarchi. Salve, io sono Ilaria Di Maio. Cris Sorrentino. Siamo genitori di Gaia Sorrentino, che canterà Il mio canto libero, Lucio Battista. In un mondo che talento, e quindi lo portiamo a far conoscere. Una bella esperienza, e anche se non passo è stato bello. Vorrei fare l'estetista perché mi piace dare lo smalto e curare le unghie. Fatti mandare dalla mamma a prendere il pane. Presto corri, deve andare, se no non si cena stasera. Buongiorno, sono Carmelo Pavone, la bimba Chiara Pavone canterà una canzone di Nina Zilli, Sola. Morirò di solitudine, ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve ma non c'è. Mi odierai, piangerò, da stasera resterò. Cucine nuove, Castrocaro, e un'occasione. È un'occasione unica. Con Povia è stata un'esperienza fantastica, perché uno pensa magari indossano una maschera, magari non è veramente così, invece con Povia, come era nei video, invece come era nella realtà, cioè è una persona stupenda, poi già che stava scalzo, quindi fantastico. Sbrigati, sbrigati. Partiamo ora tranquillini. Muoviti Francesco, muoviti. Lasciatemi dormire, che voglio ancora sognare. Non vo- Bello è arrivare sul palcoscenico, essere concentrato, preparato, è vero, anche tanto emozionato, perché a Sanremo ti guarda tutto il mondo, ma riuscire ad arrivare alla fine e colpire nel segno. Perché la musica è come il pugilato, devi tirare il cazzotto più grosso. Io voglio cantare, lo voglio perché è la passione più grande per me. Bisogna essere preparati, perché la preparazione ti farà cantare sempre meglio. Attenzione a questa cosa.
Ciao, sono Daniela, lui è Giuseppe. Siamo gli accompagnatori di Rossana Simonetta che canterà Voglio andare fino in fondo di Eva. Io voglio andare fino in fondo dove nessuno può sentire, che se anche fosse in fondo al mare farei di tutto per parlare ai pesci stanchi di mentire su come poi andrà a finire. Ciao, è stata sì una persona molto divertente che ci ha fatto ridere, ci ha fatto poi vedere un video molto divertente delle cadute dei cantanti più importanti anche suo. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, tanto da non sentire l'amarezza. Buongiorno, sono Sonia Vanni. Yuri Tonelli. Mirko Tonelli. E siamo i genitori di Enrico Tonelli. E Enrico canterà Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. E anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so. Vorrei fare il cantante perché mi piace cantare, è la mia passione. Prima di esibirmi provo un po' di paura, però ecco, quando sono sul palco no, trovo felicità. Oh, meraviglioso. Canta anche te. Il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. Sono Martina, mamma di Glenda Vettori. Il papà Simone. Fratello Edoardo. Glenda canterà Oltre l'orizzonte dal film Disney Oceania. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi, lo seguirò. È un lungo viaggio quello che affronterò. Però tutti paiono felici, qui non cambiano mai niente. Ciao! Mi piace molto cantare, vorrei far provare alla gente che mi ascolta le emozioni che provo io quando canto. Sicuramente tantissimo divertimento e ho anche appreso molto dalle spiegazioni che ci hanno dato Arian e Povia. Bambini, ho detto basta! Cantando! Io sto cantando! Come stai cantando? Hai sciupato tutto! Non ti ho detto, lascialo! Oggi ragazzi vi parlo della scelta del brano. È molto importante perché è il nostro biglietto da visita. Nel momento in cui noi ci presentiamo a un'audizione oppure comunque quando facciamo uno spettacolo, dobbiamo cercare prima di tutto di capire il pezzo e poi cercare di cantarlo al meglio e di cercare di trasmettere delle emozioni sia positive che negative al pubblico. In particolare nel mio caso, quando io devo scegliere un brano, sono molto meticolosa perché innanzitutto cerco un brano che penso che io possa capire bene e poi cerco di capire l'emozione che vorrei trasmettere al pubblico, che non è così semplice. Siamo Sabrina e Mirko, i genitori di Irene e Maria Lazzareschi, che vi canterà Margherita di Riccardo Cocciante. Perché lei odia il rancore poi, coi secchi di vernice, coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ciao.
ho avuto la possibilità di conoscere nuove persone, nuovi amici, quindi è stata una bella esperienza. Se non riesco a sfondare nell'ambito musicale, credo che cercherò di diventare un insegnante di canto. Comunque la musica è la mia passione, è il mio pane quotidiano e non posso vivere senza, perché quando sono triste la musica mi aiuta a ritirarmi su e quindi è come un'amica. Esci dal letto, è l'ora, forza, 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 andiamo! Ma io voglio rimanere qua. Sono Carlotta Fiorini, mamma di Sofia Orlandini. La bimba canterà Un piccolo amore di Alina. E non mi chiedo perché un piccolo amore non sa le parole, non sa dire che è grande per me. A fare lo stage mi è piaciuto, anche con Ariane. Bisogna andare sul palco con riposo, concentrazione e preparazione. Oh, io mi sento male. Ma il gatto ha mangiato? Il gatto ha mangiato ed ha anche apparecchiato. Wow. Ciao, sono un tale scout, collaboro con Davide Maggioni della Rusty Record. Ho deciso di collaborare con Katia Conficconi in quanto ho trovato giustissima l'idea di approcciare proprio un festival con i bambini nel creare proprio un rapporto di familiarità. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua. Credo che l'amore sia anche musica, secondo me proprio l'amore potrebbe essere la cura per tutto, diciamo, ecco. Sono Antonietta Tabacco, mamma di Tabacco Maria, e canterà Vanietà di Giorgia. Dove ognuno traccia il suo destino, forte come un eco, eco, sbatte contro un altro muro. Sono venuta per fare un concorso di canto e perché mi piace cantare. È una cosa che mi piace da quando ero bambina e quindi mi piace sempre, vorrei diventare una cantante. Quando canto esprimo le mie emozioni, quello che ho dentro e mi sfogo. Benvenuto, quello che ci vuole. Mi ci ricordo. Buongiorno a tutti, io sono Leonardo Becattini, lei è Sara Nanni, lei è Adele Becattini, Ilaria Di Maio, Chris Sorrentino. Siamo i genitori del duo Sveva ed Eva che canteranno La pioggia di Gela Cinquetti. Io non cambio mai, no, non cambio mai. Può cadere il mondo, ma che importa a me? La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia non esiste se mi guardi tu. Ciao. Alzi la mano chi è il babbo e la mamma di Sveva. Noi. E la sorella Adele. Alzi la mano chi è il babbo e la mamma di Eva. E la sorella Gaia. Ciao. Ciao. Dai, Gaia. Basta. Sveva, stai là, questo non si dice, questo non si fa. E non vi ci porto più a cena, non vi ci porto più. Questo programma è stato presentato da Villaggio Rashada, Castelsardo,
Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, Gen Web Agency Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio e Reale Collection.